Le risposte reali arriveranno con l'autunno, non manca comunque molto. Le strade saranno più trafficate a tutte le ore con le attività a pieno regime dopo le ferie estive. E sarà quello il momento per verificare appieno se l'eliminazione di una ventina di semafori con la creazione di 4 rotatorie avrà davvero risolto gli imbottigliamenti di auto e mezzi pubblici nel centro di Mestre. Secondo l'assessore comunale alla viabilità Renato Boraso, l'esperimento nella sua prima fase è molto ben riuscito. L'approccio degli automobilisti è stato morbido, molta attenzione nelle fasi iniziali anche perché non tutte le rotonde hanno la classica forma che si può ritrovare in via Torre Belfredo, dove si trattava di gestire una immissione importante di veicoli provenienti dalla uscita castellana della tangenziale, che creava spesso di prima mattina e dopo la chiusura delle fabbriche e uffici lunghe code al semaforo di quartier San Paolo. Ai quattro cantoni, 200 metri più in là, è stata adottata una rotonda a fagiolo che si adattasse alla non regolare posizione rispetto a una classica rotonda per il terraglio, la Castellana e via Circonvallazione. Qui comunque il basso impatto di vetture non ha portato finora intasamenti particolari e ancor più al quadrivio di via Piave con le vie Milanese, Carducci e Circonvallazione. Verso sera via Piave diventava spesso un lungo serpentone di auto in coda con pesanti ritardi anche per gli autobus di linea. C'è poi una quarta rotonda, solo abbozzata, e che dovrà essere completata. In via Einaudi, fra la via Giuliani e la strada che porta al centro culturale Candiani, questa vedrà la luce a fine settembre. Una piccola rivoluzione per il traffico che parte da motivazioni ambientali, limitare le emissioni inquinanti e di rendere però al contempo più fluido il traffico.